2013 realizza il suo grande sogno e pubblica il suo primo romanzo, Succede, di Mondadori, divenuto subito un bestseller con oltre 100.000 copie vendute, nonché vero e proprio caso editoriale. Il libro si trasforma in Succede, il film, prodotto da Indigo Film con il supporto di Showreel e distribuito da Warner Bros. Nel febbraio 2018 esce in libreria il suo secondo romanzo, Abbastanza, di Mondadori, con cui si posiziona nella prima settimana al terzo posto nella classifica generale dei libri più venduti e nel 2018 arriva anche al primo posto nella classifica 100 Under 30 di Forbes, nella categoria media. È tra le 20 candidate di D della Repubblica come donna D del 2018, ma soprattutto ha solo 20 anni. Lei è Sofia Viscardi. Insomma, Sofia Viscardi, è un piacere davvero averti qui, perché insomma è davvero un'emozione poter dire che anche dal web, insomma, si riesce realmente a realizzare dei sogni e poi ad essere la voce anche a livello culturale di tanti giovani ragazzi. Tu sembri molto più grande della tua età e a 20 anni hai fatto tantissime cose. Assolutamente, grazie mille, hai super esagerato. Grazie. Io in realtà sono felicissima. Quest'anno è stato paradossalmente l'anno in cui io in realtà su internet sono stata più ferma, però sono molto contenta di questo premio perché sto lavorando a un progetto editoriale digitale nuovo che spero, però diciamolo, lancerò a gennaio e che spero possa veramente dare una voce alla mia generazione importante che secondo me non abbiamo, quindi grazie a tutti. Avete esagerato.